Io ringrazio Maurizio che in questo momento si è a nostra qui. Ringrazio Maurizio per aver pensato a me per questa iniziativa. Beh, devo dire che io sono qui per parlare di Mariano Mandolesi e questa cosa mi piace molto perché mantengo una promessa che avevo fatto tempo fa a Mariano. Nelle lunghe nostre conversazioni ricordo che mi diceva: quando io non ci sarò più e nessun partigiano ci sarà più, chi parlerà della resistenza? Chi parlerà delle nostre lotte, dei nostri sacrifici, della nostra vita tagliata, della nostra giovinezza perduta? Però ritrovata questa giovinezza in un impegno politico, civile, ideale, nel quale noi crediamo fermamente. Ecco, io in questo momento, comandante Carlo, sto rispettando la promessa che io ti ho fatto. Mariano era generoso nel suo operare, era tanto generoso che a volte sfidava anche la sorte. Anzi, in questo momento ricordo un episodio che mi è rimasto talmente impresso che lo ripeto un po' a tutti quando parliamo di Mariano. Noi abbiamo fatto un viaggio con Mariano, con mio marito, e siamo andati appunto a Pian del Consiglio, realtà che si trova sempre nel Bellunese, perché dovevano consegnargli un'altra ennesima medaglia. C'è da dire che Mariano non amava avere medaglie, perché lo faceva perché amava fare questo che faceva, che era generosissimo, credeva in quello che faceva. Quindi siamo andati a Pian del Consiglio e in quel periodo, quei giorni, già c'era il palco preparato, noi arrivavamo in piazza e in quei giorni c'era in vacanza Cossiga, Francesco Cossiga, che sta uscendo dall'albergo. Mariano, la sua semplicità, con la scorta naturalmente. Mariano dice: ah, tutta sta gente sta per Cossiga. Invece Cossiga esce con la scorta, non se lo fila nessuno, e questa gente appena si gira e vede Mariano, cioè il comandante Carlo, cominciano a urlare: Carlo, Carlo, abbracci, baci. Mariano, la sua semplice: ah, ma stanno qua per me. Pensate alla sua umiltà, solo i grandi sanno essere umili. E Mariano era grande ed era anche umile. Tornando al periodo che stavo considerando prima, Mariano compie un'altra azione leggendaria per cui avrà una medaglia d'argento, cioè l'operazione Baldenic. Baldenic era il carcere in cui erano stati rinchiusi prigionieri politici e partigiani. 75 riesce a liberarne Mariano, con soltanto 25 uomini, con un piano strategico che è stato poi imitato tante altre volte nel futuro. Cioè finge di portare in carcere, aver arrestato dei partigiani e finge di portarli in carcere. Tra questi c'era anche un russo che parlava la lingua quindi straniera e parlava anche bene il tedesco. Quindi questi si avvicinano questi, con un camion che portavano questi prigionieri, loro con la divisa tedesca dei nazisti e questi prigionieri che dovevano essere i partigiani che loro avevano appunto arrestato. E il comandante del carcere cade nel tranello, li fa entrare, perché dovevano appunto mettere nelle celle questi partigiani finti, arrestati in maniera, come dire, insomma, giusta secondo loro. Entrano con le chiavi che aveva, gli strappano le chiavi al carceriere che li accompagnava e riescono a liberare 75 prigionieri. Il camion fuori non c'era più perché probabilmente aveva avuto ci sono stati degli inconvenienti, delle difficoltà, il camion era sparito, insomma non c'era più. Per cui Mariano e con gli altri partigiani, 25 soltanto, portano questi prigionieri, alcuni sono torturati, non potevano camminare, li portano sulle spalle fino alla montagna. Tra questi c'era un altro nome leggendario del periodo in cui Mariano aveva operato, cioè l'avvocato Banchieri. E qui io vorrei ricordare una frase di Bertolt Brecht, in La vita di Galileo, quando Galileo torna dopo le accuse che sono state rivolte, dopo che è stato condannato, oggi diremmo al domicilio coatto,
Galileo torna a casa e trova a casa la figlia, che era una suora Angelica, il suo più caro allievo. L'allievo dice: "Sei stato un eroe, maestro." E Galileo risponde: "Beata la terra che non ha bisogno di eroi." Bene, io credo che a Mariano Mantolesi si dice proprio questo: beata la terra che non ha bisogno di eroi, perché Mariano è stato un eroe suo malgrato, forse preferiva fare il giovane scanzonato, il giovane che vive la vita come tutti i giovani di quest'età. E Mariano invece è stato costretto dagli eventi a diventare un eroe. Ecco, io credo che parlarne oggi di una persona come Mariano significa proprio questo, cioè capire che senza la memoria noi non avremo manco un futuro. Se non abbiamo memoria, non abbiamo neanche il presente e neanche il futuro. Perché? Perché noi siamo la nostra memoria, siamo quelle che ci portiamo dietro, siamo quello che siamo oggi, perché abbiamo un passato e guai recidere questo passato, guai cancellare la resistenza, quello che hanno fatto gli uomini durante la resistenza, della resistenza, perché non avremo neanche un futuro, neanche un domani, non conosciamo neanche noi stessi. Se strappiamo queste pagine della resistenza, se strappiamo queste pagine di questi eroismi, ecco, noi non abbiamo la consapevolezza di capire chi siamo, dove andiamo, cosa vogliamo fare. E quindi credo che sia grave oggi cancellare, dimenticare, non riconoscere il valore della resistenza, il valore di uomini come Mariano Mandolesi. Perché? Perché noi siamo questo, siamo quello che ci trasciniamo dietro, siamo il passato che ci ha forgiato, che ci forgia. E questo è quello che noi dobbiamo capire, quello che noi in fondo dobbiamo essere. Guai a cancellare questo e a dimenticare questo. Però voglio dire, tutto questo oggi non conta più, a nessuno interessa più. Tra fiction varie e spettacolini vari e Sanremi vari, tutto questo non conta più. Io credo che invece tutto questo debba contare. E comandante Carlo, ho mantenuto la promessa, grazie.